Vincenzo Fornaro, attualmente portavoce cittadino dei Verdi, ma conosciamo tutti la sua eroica battaglia a difesa della propria attività, a difesa dell'esistenza di noi stessi innanzitutto. Ricordiamo l'episodio o gli episodi che comportarono l'abbattimento dei capi di bestiame appunto di proprietà della famiglia Fornaro. Da lì poi è partito tutto e ora c'è il rischio che tutta questa bella storia, questa battaglia di civiltà potrebbe con un colpo di spugna essere cassata. Si riparte dall'inizio, i tempi si allungano e, l'ho detto e lo ripeto, il timore più grosso è quello della prescrizione. Ovviamente sì, per alcuni dei reati previsti in quest'udienza c'è questo rischio abbastanza fondato. Purtroppo per un errore materiale si è dovuti ritornare a questa fase, quindi si è azzerata l'udienza preliminare, si era già arrivati a buon punto, era partito il primo grado, invece si è dovuti fare ritornare indietro. Diciamo quindi per i reati di tipo amministrativo sicuramente c'è questo rischio di prescrizione se non si accelera l'iter processuale. Fortunatamente, dico io, per alcuni dei reati questo rischio non c'è, in quanto sono reati talmente gravi che la prescrizione non è contemplata, fra i quali il reato che riguarda specificatamente, diciamo, quello che è accaduto nella nostra azienda, quindi l'avvelenamento di sostanze alimentari. Questo rischio viene escluso, quindi io credo che i colpevoli di tutto ciò pagheranno. Mi dispiace se dovesse esserci la prescrizione per la parte che io ritengo molto responsabile di quello che è stato accaduto, in quanto ha consentito che tutto ciò avvenisse, e mi riferisco alla parte politica e alla parte amministrativa. Vincenzo Fornaro, al di là degli aspetti meramente giudiziari, c'è una sofferenza proprio dell'animo, una città che continua a essere violentata dai disastri ambientali. Ovviamente sì, perché è triste constatare che nonostante tutto quello che è accaduto in questi anni, nonostante tutte le proteste, le denunce, le marce, eccetera eccetera, in questa città non è cambiato niente. Cioè, questa storia parte nel 2008, oggi siamo nel 2016, quindi sono passati ben 8 anni, la situazione non è affatto diversa da quella del 2008. Questa è una città che continua ad essere violentata, è una città che continua ad essere avvelenata e continua ad essere avvelenata con l'autorizzazione statale a questo punto. E qui il discorso cade sui decreti che non hanno nulla di decreti salva Taranto. Il nono decreto è un decreto assassino, è un decreto ammazza Taranto. Assolutamente sì, è un decreto che continua a questa azienda, così come ad altre, di continuare ad avvelenare questa città ed i suoi cittadini, la sta portando in uno stato di degrado totale, voglio dire sotto gli occhi di tutti, non ci inventiamo niente, è una città completamente allo sbando, è una città che non sa ancora che direzione prendere, è una città che ha bisogno di una svolta e di una svolta abbastanza forte, quindi le cose devono cambiare assolutamente in meglio.